Allora, architetto, quando ci siamo visti per l'inaugurazione della Maison du Monde, abbiamo parlato di enti locali, imprenditori illuminati, comune, che si dovrebbero dare una regolata, sedersi davanti a un tavolino e parlare. Mi sembra che sia andata così. Per il caso dell'Audi è proprio andata così, ce le siamo augurato in occasione di quel nostro incontro, e questo qua è stato, direi, uno dei primi casi, perlomeno di quelli che ho affrontato io, dove si è avverata quella premonizione, non premonizione, quella aspettativa che ci eravamo detti. In questo caso, infatti, l'imprenditore l'abbiamo trovato. La politica, diciamo così, ci ha dato una mano, gli uffici del comune e della regione ci hanno dato una mano, questo qua è il risultato. Adesso non vorrei dirvi una bestialità, ma credo che qui dentro lavorino circa 70 persone che sono in via di incremento, perché più, come vedete, di macchine ce n'è un sacco, anche se avevano paura che il trasferimento da via Paiava qua potesse affievolire la richiesta o la presenza dei clienti. Invece pare che questo non avvenga, proprio perché c'è un centro che contiene lo showroom, i ricambi, l'officina, la corazzeria e quant'altro, e quindi il cliente si è servito a 360 gradi, e questo qua è un risultato che io ritengo sia decisamente importante, primo di tanti altri che speriamo nel futuro possano avvenire. Ecco, tu mi hai bucato una domanda che ti volevo fare così velocissimamente. Allora, forse veramente qualcosa è cambiato in questa città? Velocissimamente. Forse qualcosa potrebbe essere cambiato, la nuova amministrazione, l'impegno ce lo sta mettendo, credo che siano scaduti oggi i primi 100 giorni di insediamento del nuovo sindaco Bucci. Da cittadino, non da architetto, mi sono reso conto, ho avuto modo di constatare che per quanto riguarda sicurezza, pulizia delle strade, riordino e decoro, di queste qua le cose siano andate avanti subito, così come quella riduzione di circa il 50% del costo dei parcheggi, del costo orario dei parcheggi in centro, che speriamo lo possa rivitalizzare. Grazie.